Le misure del governo sui carburanti sono chiaramente insufficienti a tutelare le tasche degli italiani, lo afferma il Codacons annunciando una denuncia nei confronti del MEF per appropriazione indebita e speculazione da aggiotaggio, con diffida a congelare 2,2 miliardi di euro di accise incamerati solo nell'ultima settimana. L'associazione sottolinea l'immobilismo del governo rispetto ai prezzi di benzina e gasolio che hanno interessato tutta l'estate 2023. Per il Codacons si tratta dell'ennesima promessa mancata ai cittadini da parte della politica che ha deciso di eliminare il taglio sulle accise.